Bene ragazzi, dopo alcuni video in cui vi abbiamo mostrato NAS, cuffie, microfoni, oggi vogliamo tornare a parlare un pochino di PC in senso stretto. E cosa c'è di meglio che farlo che non con i componenti Corsair? In questo unboxing andiamo ad aprire due scatole. Il primo si tratta del nuovo case IQ4000X, essendo Corsair RGB, e il secondo non so bene cosa ci sia dentro perché stiamo aspettando vari pacchettini da Corsair. Lo apriamo insieme. Prima di iniziare, mi raccomando, se ti piace questo video metti un like e iscriviti al nostro canale se non l'hai già fatto. Allora, partiamo dal case. Partiamo dallo scatolone del case. Tanto andiamo a spostare. Lo scatolone è abbastanza classico, nulla di particolare. Troviamo sul frontale la raffigurazione del nostro case della Corsair. Sull'altra parte troviamo uno spaccato un pochino più interessante su cosa ci troviamo davanti, quindi troveremo il case con i vari pannelli laterali, tre ventole, due slot e quant'altro. Su un lato troviamo una descrizione dei componenti, delle specifiche tecniche un pochino più dettagliate, quindi il materiale, le dimensioni, il peso del nostro case. Sull'ultimo lato invece troveremo una raffigurazione, una fotografia, uno sticker del nostro case, cosa ci aspetta all'interno del bundle e le dimensioni del case stesso. Bene, il case ci arriva ben imballato, il polistirolo è bello solido, bello resistente. Troviamo ovviamente il libretto di istruzioni. Ma vediamo un attimino più in dettaglio il case. Ma ci doveva arrivare il case white black, in realtà ci è arrivato quello full black, però non è mica male, molto bellino. Allora, il case sul frontale e sul laterale abbiamo dei pannelli in vetro temperato. Il top di questo case ha un bellissimo, tra l'altro molto molto carino anche l'accetto che ci servirà per alzare il filtro antipolvere magnetico che rimane ben aderente al case, che non si vede minimamente. Il tastino d'accensione, una porta USB 3.1, una porta USB Type-C, il plug per le cuffie o il microfono e il tastino per il reset. Frontale è molto liscio. Togliendo il pannellino abbiamo accesso alle tre ventole, abbiamo un altro filtro antipolvere estraibile con le tre ventole della Corsair, ovviamente RGB anche in questo caso. Il retro del case ci fa vedere che ci sono ben 7 slot di espansione PCI Express orizzontale più 2 verticali, quindi potremo anche andare a inserire e installare la nostra scheda video in verticale. Lo spazio per la scheda madre, uno spazio per una ventola fino a 140 e lo spazio per l'hard disk. L'altro pannello è in metallo, quindi andiamo ad aprirlo e vediamo cosa ci aspetta all'interno. Lo spazio all'interno è veramente abbondante. Parliamo infatti di uno spazio in cui ci permetterà di installare schede madre fino alla dimensione di extender ATX, quindi EATX. Abbiamo il classico tunnel che copre il nostro alimentatore, molto carino. Andiamo a togliere anche l'altro pannello. Siamo di fronte quindi, allora vediamo. Abbiamo due slot per gli hard disk da 3,5 pollici o da 2,5 pollici. Abbiamo all'interno il suo bundle, quindi fascette, dei laccetti elastici, vitarelle varie, rondelle
E in più abbiamo anche altre due vassoi per SSD per dischi da 2,5 pollici. Le ventole frontali sono controllate dal controller IQ di Corsair, che è integrato. Abbiamo poi la possibilità, abbiamo poi una canalina, chiamiamola così, per far passare tutti quanti i cavi e tenerli ben ordinati dietro al case per evitare che si vedano durante la nostra configurazione. Un bello spazio per installare dissipatori e per avere ben accesso a backplate delle schede madri. Lo spazio per l'alimentatore con un altro filtro estraibile. Quindi in totale dovrebbero essere tre filtri: superiore, inferiore e frontale. Bene, molto carino questo case. Bene, noi per questo case ci vediamo alla recensione completa, quindi per ora lo mettiamo un attimo da parte insieme ai suoi accessori. Rimontiamo il vetrino della Corsair. Che è incastro. E ora vediamo cosa ci aspetta nel secondo scatolone. Ah no, questo non ve lo posso proprio far vedere. Siamo ancora un pochino presto. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video con la recensione completa del nuovo case. Andremo a starci dentro, penso, un Ryzen 9, un 3900 XT. Schede madre, vediamo se provare una Mini ATX o una Corsair 8, vediamo un attimino cosa ci possiamo mettere all'interno. Una 2080, vediamo se nel frattempo riusciamo a recuperare una 3080. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!